iniziale che avete visto, ho mostrato un particolare tipo di distorsione che ho realizzato con questi diodi qua, che vedete, che sono i BAT32, della tipologia SHOT-T, e in distorsione simmetrica. Seguiranno a questo video altri test in cui io appunto proverò tutte e tre queste tipologie, sia in distorsione simmetrica che asimmetrica, utilizzando sempre la stessa frase per poterne appunto apprezzare meglio le differenze. Per fare questi test ho utilizzato un distorsore realizzato in casa, montato su una basetta 1000 fori. Il segnale arriva al transistor sulla base, il transistor è un NPN, passa al collettore dove sono collegati i diodi attraverso questi due fili che io collego ad una breadboard dove sono montati i tre tipi di diodi con cui ho realizzato i test. Mentre, come avete visto, si nota molto bene la differenza tra simmetrico e asimmetrico, non è molto chiara la differenza tra diversi tipi di simmetrico e asimmetrico. Io qui a casa la noto, nel video non si nota tanto bene perché io penso che questo sia dato dal microfono che utilizza, che non è proprio di buonissima qualità. Comunque, ultime informazioni, per realizzare i video ho utilizzato un amplificatore Marshall Valve State prevalvolare e una Fender Stratocaster Classic 70, che è quella che avete visto all'inizio del video. Bene, con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ciao al prossimo video.